E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 3.500 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e direi di partire subito con il video. Allora parto dicendo che ho trovato questo camper su subito.it ad un prezzo di 3.500 euro, come vi ho detto prima. Si tratta di un Granduga, il modello è il 49. Un camper veramente molto compatto. Un camper che abbiamo già visto veramente tanto tempo fa, circa credo un anno, 2 anni fa. Allora parliamo di un camper compattissimo, 4,60 m, praticamente è molto più compatto di tanti van che vediamo di solito, i classici 5,40 m. Comunque di solito i van sono anche 6 metri, 6 metri 36, invece questo qui 4,60 m, veramente molto ma molto compatto. Allora, ha un tipo di disposizione che secondo me è molto comoda per una persona, massimo due, oltre veramente è esagerato. Un camper minuscolo, praticamente la lunghezza è quanto una station wagon. Allora, entrando, praticamente troviamo di fronte il bagno, poi abbiamo un armadietto con la stufa della fiamma, adesso non capisco se è una truma o una fiamma, ma credo che sia una fiamma. Cucina con frigorifero trivalente, lavandino, due fuochi, molto compatta. Mansarda che adesso non vedrete perché praticamente è coperta dalle tendine. Poi abbiamo questa specie di dinetta L, perché in origine in verità aveva la classica dinette col tavolo al centro. Sicuramente è stata modificata, come il pavimento è stato aggiornato, è stata fatta sicuramente questo tipo di personalizzazione. Sicuramente i proprietari avevano diverse esigenze, quindi forse volevano più spazio e hanno fatto questo tipo di dinette. Per il resto comunque non c'è tanto altro da dire sulla parte interna, perché il camper è molto compatto ed è, diciamo, è finito la parte interna. Passiamo a parlare un pochetto della parte della motorizzazione. Allora, intanto è montato su meccanica Fiat Talento, che praticamente è il predecessore del Fiat Ducato, possiamo dire così. 1.900 diesel aspirato. Passiamo a parlare un pochetto della parte esterna. Allora, il camper esternamente di verniciatura sta in buone condizioni. Come accessori esterni troviamo il portapacchi nella parte superiore, il pannello solare, il tendalino esterno e il portabici, non li vedo. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo camper vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici o con chi vi pare. E per il resto ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.